Buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video. Cataclisma, un evento di 8 settimane, 2 settimane di pre-evento e 6 di evento effettivo che permetterà ai giocatori di acquisire nuovi equipaggiamenti e mettere alla prova il loro coraggio in un nuovo ambiente. Gli sviluppatori di BioWare non hanno mostrato molto del cataclisma durante la loro live stream, dal momento che l'evento è dedicato al mistero e alla scoperta, ma hanno fornito una panoramica approssimativa su come funzionerà e su come i giocatori acquisteranno nuovi premi. Il cataclisma in Anthem sarà caratterizzato da una nuova mappa, la potete vedere a schermo, all'interno di una grande tempesta. I giocatori vedranno gli effetti della tempesta sull'ambiente circostante e ne subiranno le conseguenze se rimarranno troppo esposti al cataclisma. Per mitigarlo ci saranno oggetti in molte posizioni chiave che creano una bolla di sicurezza in cui i giocatori possono rifugiarsi per mitigare gli effetti della tempesta. Mentre i giocatori completano gli obiettivi nel cataclisma, guadagneranno punti e aumenteranno il loro punteggio complessivo, lo score per intenderci. BioWare non ha spiegato esattamente come si correla l'uno con l'altro, ma sembra che un punteggio più alto porterà a maggiori premi e a qualche nuova forma di valuta. Una volta partito l'evento del cataclisma, i giocatori avranno un lasso di tempo definito in cui completare un certo numero di missioni e guadagnare più punti possibili. Sì, ci saranno le classifiche, quindi chi ha il cazzo più lungo dell'altro. Più attività si completano, più verrà assegnato del tempo. Al centro del cataclisma c'è Vara, un boss del dominio che raddoppierà il punteggio della squadra quando verrà sconfitto. Quindi il ciclo principale è quello di bilanciare il tempo rimanente con gli obiettivi da fare e alla fine uccidere Vara. Una novità che si troverà nel cataclisma saranno le inversion, cioè dei bonus casuali dati all'interno dell'evento. In live hanno fatto alcuni esempi, come l'aumento dei danni di un'arma o il raddoppio dell'armor. Questo è per facilitare leggermente il gioco a cui vorrà partecipare chi fa l'evento. Dopo aver completato un cataclisma, o alcuni, i giocatori di Anthem poi porteranno la loro valuta, quindi quella guadagnata durante il cataclisma, a un fornitore di Fort Tarsis, che vende le casse di guerra. Durante le 6 settimane di cataclisma, questi bauli offriranno diversi pezzi di equipaggiamento, come nuove abilità da mischia, oggetti masterwork o leggendari. Non è chiaro se questo venditore sarà l'unica fonte dei nuovi loot, o se è solo un'altra fonte, ma credo che si chiarirà nel tempo. Parlando più nello specifico del loot durante l'evento, come vedete a schermo, troveremo nuove armi, nuovi gear masterwork in aggiunta allo slot equipaggiamento per il melee, che metto subito in chiaro che non saranno nuove armi da mischia, ma sarà effettivamente uno slot gear dell'arma melee, i nuovi support gear masterwork e leggendari, in definitiva ci saranno 5 nuovi item di alto livello masterwork e leggendari da trovare. Finito il cataclisma, possiamo parlare anche delle 3 missioni che hanno aggiunto della storia principale. Queste 3 missioni porteranno una nuova fazione, la quarta per intenderci, e che verrà probabilmente sviluppata nei mesi dopo il cataclisma. Per finire il tutto, i giocatori PC e solo PC, lo ripeto, i giocatori PC, non Xbox e PlayStation, PC, presente tastiera, mouse, PC, ok? Potranno provare il contenuto del Cataclisma a partire dalla prossima settimana, quando BioWare lancerà il Public Test Server. Il test dovrebbe durare alcune settimane, in quanto gli sviluppatori assicurano che tutto funzioni bene e che sia divertente. Dopo questo test verrà lanciato il Cataclisma per tutti. Bene, con questo è tutto. GG a tutti quanti.